Ciao amici di Addicted to Games, benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele e oggi siamo sempre su Skyrim versione PlayStation 4, Skyrim Special Edition ovviamente. Andiamo a vedere un'altra mod rilasciata da poche ore, non è uscito molto in questi giorni, per questo non ho più fatto video sulle mod, però ovviamente aspetto qualcosa di interessante. Una nuova mod grafica, innanzitutto ora stiamo giocando con le mod disattivate, così facciamo un paragone. La mod in questione va ad alterare i colori, rendendo i tramonti, il cielo molto più bello da vedere. Questa è la versione base di Skyrim. Ora usciamo dalla città. Ovviamente ragazzi, se questo video vi piace lasciate un bel like, commentate e condividetelo. E intanto io sono ancora qui ad aspettare. Ok, eccoci. Va bene, andiamo qua sopra, così vediamo un po' come cambia. Allora, andiamo un po' avanti nel tempo. Andiamo nel pomeriggio. Tutto rimane più o meno molto statico, come vedete. Andiamo più avanti. Ecco. Inizia a vedersi un po' il tramonto. Andiamo più avanti. Le 6. Le 7. Arriva sera. Le 8. Le 9. E mi sa che più di così non diventa buio. Infatti, quindi questo e Skyrim base. Ora andiamo ad applicare la mod che ci interessa, quindi usciamo. Insieme a questa mod andrò ad applicarne altre che avete già visto nei precedenti video. Anche queste mod vanno ad abbellire ulteriormente il gioco. Più che ad aumentare il dettaglio, migliorano l'impatto visivo di Skyrim. Ora un attimo che sta caricando e poi dovremmo esserci. Ma mi ricordavo più veloci i caricamenti, ma ok. Bene, eccoci allora. Ordine di caricamento, la mod che ci interessa è questa qui. Eccola qua. Surreal Lightning. Attiviamo anche Better Lightning. Quest'altra che aumenta il raggio della fiamma, questa che mette le lanterne, questa che migliora la nebbia, questa che migliora le strade, questa che migliora l'illuminazione dinamica, le onde, altre lampade sulla strada, oscurità totale e più alberi. Ok, queste sono le mod che sono andato ad attivare, mentre quella che ho installato è questa, come vedete, una delle più popolari. Pesa pochissimo, 38 kB, dalle foto potete già vedere come cambia la grafica. Carichiamo e aspettiamo. Ok, eccoci amici, ora carichiamo il salvataggio. Probabilmente vedrete tutto nero ora perché la PlayStation non registra i salvataggi. Si carica. Ok, finalmente ci siamo. Ricordatevi com'era prima la grafica e paragonatela a quella attuale, con circa 6-7 mod attive. Stiamo ancora caricando. Un attimo d'attesa. Oh, ed eccoci qua. Come vedete è veramente tutto molto più bello. Anche il cielo è più in stile Fallout. Ora usciamo così vediamo meglio col tramonto eccetera eccetera. Un'altra mezz'oretta di caricamento, abbiate pazienza. Ma io devo anche salire di livello. Ma da quando è che sta così pieno?
Ok, eccoci. Andiamo al nostro punto d'osservazione. Tutto molto più pieno, come vedete. C'è più vegetazione. E ora andiamo un po' avanti. Arriviamo al pomeriggio. Un altro po'. Ecco, come vedete, inizia a tramontare. Ciao Lidia, bellissima. Inizia a tramontare il sole, un altro po'. L'effetto, come vedete, specialmente nei tramonti, è molto più marcato, molto più bello da vedere, più realistico rispetto allo Skyrim base. Andiamo un po' avanti. Ecco, c'è più varietà cromatica anche andando più avanti nelle ore. Lidia si sta godendo il tramonto insieme a me. Ecco il crepuscolo. Fatto molto meglio rispetto alla versione base. Ora arriviamo di sera. Veramente buia. Ok. Ecco, guardate. Fatto molto meglio anche questo fatto. Andiamo ancora un po' avanti. Bene. Ora, come vedete, comunque la grafica secondo me ha tutto un altro impatto così con queste mod attive, molto più piacevole. Torniamo nella città a vedere com'è cambiato all'interno. Ed eccoci qua di Pare che Ulfric, notte. manto della tempesta, abbia ucciso Molto il re immersivo, Beorhtric. veramente bellissimo da guardare. Bene, amici. Questa è la mod di Skyrim che va a migliorare un po' la grafica. Insieme a tutte le altre, cosa ne Tempo pensate? anch'io, Vi Veronica. piace? Lasciate un bel commento, mi Sempre sommesso. raccomando. Anche un bel like e condividete ai vostri amici. Questo è tutto. Ciao ragazzi! L'aria stanca. Ehi, ehi, Vuoi ehi! affittare una Fai stanza attenzione! qui dalla mia parte?